Centro Russo di Scienza e Cultura vi dà il benvenuto a questo evento sulla Prima Guerra Mondiale. Обучаясь на конференции, вы уже узнали из сайта. Прошу отметить, что на конференции присутствует также историк Михаил Тавал из Милана, который буквально 6-7 ноября этого года участвовал в конференции «Первая мировая война и судьбы российских соотечественников», которая проходила в России. Naturalmente sapete già di tutto il programma dei partecipanti dal sito internet, abbiamo il piacere di ospitare qui anche lo storico Michail Talalay, che proprio recentemente, al 6-7 novembre, è intervenuto a una conferenza sullo stesso tema. Permettetemi di dichiarare i lavori della conferenza aperti. Che ospita questa seconda edizione del colloquium italo-russo dell'ISAG, come forse alcuni di voi già sanno, una iniziativa annuale che consiste in un ciclo di conferenze. Quest'anno siamo al primo appuntamento al Centro Russo, dopo aver organizzato già due conferenze nell'ambito del colloquium, un primo evento, la Russia e il Mediterraneo a Palermo, e un secondo sempre qui a Roma dedicato ai rapporti bilaterali economici. E in questo caso dedichiamo questa conferenza per l'appunto ad un tema direi attuale nella sua ricorrenza, vale a dire la Prima Guerra Mondiale, dunque mettendo insieme il tema del colloquium specifico, cioè i rapporti tra Italia e Russia in tutte le loro dimensioni, da quella storica, quella culturale, geopolitica, con una ricorrenza, quella della Prima Guerra Mondiale, che è stato sicuramente un evento tragico, ma un evento che in ogni caso ha profondamente influito sulla storia dell'Europa, e non a caso abbiamo scelto il sottotitolo Dalla storia alla geopolitica, perché oltre alla specificità degli interventi, c'è chi si occuperà di diciamo, memorialistica, chi degli aspetti più propriamente militari, chi di questioni di carattere più ampiamente culturale, uno degli obiettivi è proprio, essendo il nostro istituto focalizzato sullo studio della geopolitica, quello di ricercare degli elementi di continuità al di là delle contingenze storiche, vale a dire Russia e Italia erano due paesi alleati per un periodo nel contesto della Prima Guerra Mondiale, attualmente l'Italia, credo si possa dire, è il paese europeo, uno dei paesi europei, se non il paese europeo più amico della Russia in assoluto, malgrado delle difficoltà oggettive nei rapporti bilaterali, e può essere interessante uno studio comparativo delle ragioni per cui tanto un secolo fa quanto oggi Italia e Russia mantengano un legame molto forte, una attrazione reciproca che persiste anche a fronte della, diciamo, distanza di campo geopolitico in cui sono provvisoriamente forse collocati. Come primo intervento abbiamo il professor Michail Talalay, già presentato da Vassili Kanev. Michail Talalay è un grande conoscitore dell'Italia, dottore di ricerca in storia e delegato in Italia dell'Istituto di Storia Mondiale dell'Accademia Russa delle Scienze di Mosca, che inizierà i lavori di questa conferenza con un intervento dedicato ai ricordi della Prima Guerra Mondiale e all'emigrazione russa, che come sapete dopo la rivoluzione d'ottobre ha costituito un fenomeno sociologico e culturale molto importante. Prego, professore. Grazie, buonasera, arrivederci. Io parlo in italiano per risparmiare il vostro tempo. Voi anche i nostri colleghi russi che sono qua capiscono naturalmente italiano, quindi dovete scusarmi per eventuali errori. Infatti sono appena tornato da un bel convegno, ma direi più che convegno, un congresso dei compatrioti. Non era un convegno accademico, scolastico, scientifico, ma è un raduno, una riunione delle diaspore russe, del cosiddetto Ruskij Mir, mondo russo, un concetto abbastanza nuovo geopolitico, coniato recentemente, che comprende
tutte le persone che si collegano con le civiltà e la cultura russa, non necessariamente nati russi o nati in Russia, e quindi il mondo russo. Questa volta il congresso dei compatrioti, che è una cosa anche abbastanza nuova e molto simpatica, che così lo Stato russo moderno appoggia un po' alle diaspore russe nelle sue iniziative culturali, soprattutto linguistiche, la lingua, che insegnare la lingua russa. Però quest'anno questo congresso ha avuto un tema, la prima guerra mondiale, che per decenni nella cultura, diciamo, sovietica, russa sovietica, era una guerra dimenticata, una guerra abbandonata, una guerra cancellata, perché non vi racconto tanto, perché la maggior parte sapete le ragioni di questa cancellazione della prima guerra mondiale, questa imperialistica. E ora la nuova politica russa è il recupero delle memorie della prima guerra mondiale, delle sue tragedie, dei suoi eroi, vittorie, battaglie che infatti sono state cancellate dai manuali sovietici. Quest'anno è stato aperto un bel, secondo me, mio pare, un bel monumento alla prima guerra mondiale, il primo monumento. Per italiano è una cosa sorprendente, perché l'Italia è tutta costellata in ogni piccolo paese, lasciando a parte una retorica di Mussolini e del fascismo, però l'Italia ricorda i suoi ricordi sacrali, ossuari, di militari. In Russia il primo monumento in assoluto che è stato aperto quest'anno in un posto molto importante di Mosca. Quindi, diciamo, il soprannome per tanti anni dentro la Russia era Zabita Vajna, guerra dimenticata. Ora la comunità scientifica fa grandi sforzi per riscrivere o scrivere di nuovo questa guerra. In Russia, a Mosca, soprattutto, è nata una società di storici della prima guerra mondiale. Quindi sono in contatto, sono i miei colleghi dell'Istituto di Storia Mondiale che hanno fondato, sono al capo di questa società, solo di storici che occupano prevalentemente alla storia della prima guerra mondiale. Loro hanno fatto anche quest'anno un bel convegno e naturalmente li informo sul nostro evento. Questo che succede nel campo accademico, escono i libri e altre cose, e spero che questo continui anche i prossimi anni fino al centenario della fine della prima guerra mondiale. E ora posso dire che ormai non è una guerra dimenticata in Russia moderna, perché sono usciti film, libri, eccetera, eccetera. Ma il nostro congresso era importante per scoprire che la prima guerra mondiale era dimenticata per l'Unione Sovietica, per la Russia sovietica, che la diaspora russa in Occidente coltivava viveva con i ricordi, costruiva i monumenti, curava i cimiteri, pubblicava i ricordi dei partecipanti. Quindi è molto importante di recuperare non soltanto la grande storia della grande guerra, ma anche gli sforzi che sono stati fatti dalla storica, diciamo, diaspora russa, dei cosiddetti russi bianchi, soprattutto in Francia, ma non solo in Francia, anche in Italia succedevano varie cose, varie iniziative. Io mi occupavo soprattutto, ora vi racconto dei problemi e soggetti che ho studiato e pubblicato in breve naturalmente. Due anni fa ho partecipato in un bel convegno scientifico svolto in Alto Adige, a Milano, dove hanno partecipato storici austriaci, russi, italiani. Era fra l'altro uno dei primi convegni in assoluto dedicato alla prima guerra mondiale, credo che anche forse 3 anni fa, ma non è importante. Perché Alto Adige? Io personalmente ho cominciato a occuparmi sui vari episodi della prima guerra mondiale, perché in Alto Adige
durante la prima guerra mondiale c'era un bel grande corpo dei prigionieri russi dal 1914 fino al 1918. Quindi questi russi, che prima erano prigionieri austriaci, ora ormai la loro storia è diventata il soggetto dei studi dei noi storici russi, russi italiani, perché ormai il territorio è italiano. Quindi era una storia molto particolare, molto complessa, certamente era la prigioneria, però è nata una specie di solidarietà con la popolazione locale, perché i russi, prigionieri russi, con i russi come tutti, non soltanto russi ortodossi, erano anche musulmani, erano anche ebrei, eccetera, eccetera. Loro lavoravano costruendo le strade, costruendo le ferrovie, lavorando insieme con i contadini locali. Quindi è una storia complessa, certamente parecchi sono morti questi prigionieri. E ora c'è il programma in terra del centro russo di Mirano di recuperare le memorie dei soldati russi che sono stati là durante questi 3-4 anni. Io personalmente mi ho occupato di un altro episodio successivo, ancora inedito e molto interessante. Ho lavorato nell'archivio del Ministero degli Affari Esteri, un archivio è difficile di penetrare, per studiare questo episodio che vi racconto naturalmente in breve. Ancora non ho scritto un saggio, ho fatto vari interventi, vi preparo un saggio sulla storia dei russi liberati dagli italiani, ma liberati fra le virgolette nel 1918, quando l'Italia ha annesso questa zona a Adige, Bolzano, Verano, eccetera, ha trovato queste ex prigionieri. E cosa l'Italia poteva fare con queste migliaia di soldati? La Russia già era in guerra, la Russia già si è divisa in Russia comunista, bolscevica, Russia rossa, diciamo, e quella bianca. Dove mandare, dove spedire questi ex prigionieri? Gli italiani erano in difficoltà, lo stesso ex prigionieri erano in difficoltà. E quindi hanno preso una decisione arbitraria, forse, di spedire tutti quanti in Sardegna. Erano 6.000 persone, non poco, 6.000 persone, l'isola Asinara. E sono stata all'isola di Asinara per 2 anni, fino al 1920. Questa è certamente una storia un po' che continua, diciamo, il nostro argomento della prima, ma naturalmente è molto legata. Ho letto, ancora non ho pubblicato, un diario di un soldato che raccontava cose anche spiacenti. Noi, insomma, ora possiamo dire tutti, dopo 100 anni, che quando sono state liberate dagli italiani, gli italiani non erano ufficiali italiani, non erano di buon umore, non trattavano bene i prigionieri russi. Perché? Loro hanno detto apertamente, a causa della Russia che ha tradito durante la rivoluzione, ha tradito i suoi alleati, noi italiani abbiamo sofferto e la guerra è continuata per un anno in più. Hanno accusato questi poveri prigionieri delle, diciamo, fatte politica alta, ma noi conosciamo questa pace di Brest, che i tedeschi sono riusciti a ritirare il loro esercito, Caporetto, eccetera, eccetera. Quindi tutto un mosaico molto complicato, quindi non hanno trattato bene e hanno spedito all'isola di Asinara, dove prima c'erano prigionieri austriaci ungheresi che sono stati spediti a casa. Al loro posto sono venuti russi, perché già avevano un'infrastruttura. E lì i russi sono stati divisi in vari campi per se stessi. Prima divisione era netta politica. Queste ex prigionieri sono divise per quelle di sinistra e quelle di destra, usando la terminologia di oggi. Quelle che volevano combattere per la Russia bianca sono state subito spedite nell'esercito bianco, erano 1.500 persone. L'altre 5.000 sono rimaste per 2 anni, ma anche fra di loro sono state divise in 3 varie campi.
non parlo solo in particolare, ma indovinate in quale campi sono divisi quelli, diciamo, di sinistra che sono rimasti? Sul campo di etnie nazionalistiche, ora noi parliamo molto di più, sentiamo molto di più, era un lager, un campo di ex prigionieri ucraini, ex prigionieri russi, diciamo, e quelli ebrei, quindi tre campi. Poi alla fine degli anni 20, quando i bolscevichi hanno vinto, maggior parte di loro sono stati spediti indietro. Ho letto le lettere di queste persone che scrivevano, lettere molto toccanti. Molti di loro non volevano né andare con i bianchi o con i rossi, volevano tornare in Alto Adige, dove si trovavano bene. Uno scriveva: io ho dato una parola d'onore ad una donna tirolese, devo sposarla. Insomma, erano vari argomenti che io spero prima può pubblicare questo grande epistolario. E credo il dovere dello Stato russo di mettere qualche lapide, qualche memoria in questa isola sarda asinare, perché già ci sono le lapide portate da Austria, Ungheria, nel ricordo dei prigionieri della loro nazione. Invece la storia russa ancora è rimasta inedita. Questo diciamo, è l'argomento che mi ha appassionato recentemente, ma giusto per, già sto cominciando per finire, vi racconto due o tre brevi episodi per avere, diciamo, un mosaico, un quadro e magari questi episodi di minore carattere saranno anche per voi interessanti, come anche un'illustrazione. Ho scritto varie cose sulla comunità, la chiesa russa a Bari, che è un centro importante dell'incontro fra la Russia e l'Italia, per San Nicola di Bari. È interessante che questa chiesa russa è stata aperta nel 1915. Ho letto varie reportage dell'apertura che sono state lette, presentate nella chiave che l'Italia è appena entrata nella guerra al fianco della Russia, maggio 1915, con retorica un po' religiosa, ma ho letto vari saggi dove collegato in questo momento che San Nicola, così venerato dai russi, così venerato dai sud italiani, anche questa volta, perché maggio 15 aprono la chiesa russa e quindi c'è anche un'atmosfera di avvicinamento ancora maggiore, un centro importantissimo del pellegrinaggio, e anche l'Italia sta al fianco della Russia. Ma un'altra cosa che collega la storia della chiesa russa di Bari con la prima guerra mondiale: dopo la fine della guerra, lì una grande struttura, forse voi conoscete anche questa grande struttura, è stata organizzata un rifugio per i reduci russi della prima guerra mondiale che non sono riusciti a tornare in Russia a causa. Quindi il primo rifugio per soldati russi sul territorio italiano era a Bari. È stato governato, una cosa per un po' in particolare, da un signor inglese, mecenate, che ha, usando terminologia moderna, sponsorizzato questo rifugio, questa casa dei reduci. Ma esisteva un'altra casa dei reduci, interessantissima, e sono contento di raccontarvi in breve questo episodio, perché a Firenze, vicino a Firenze, esisteva un'altra casa per reduci dei soldati, ma per soldati italiani. È una casa fondata da una esula russa, una cosa straordinaria, dalla famosa principessa Demidov Sant'Onata, sposata con Abamele Klazarev, qui conoscete tutta Villa Abamele Klazarev, e ormai durante la guerra del 1917, dopo la morte del suo marito, lei ha deciso di fondare, come un atto di generosità da parte dei russi che stanno in Italia, un atto di riconoscimento degli sforzi dell'esercito italiano, e lì in questa casa sono stati invitati soldati accecati, soldati
ceti. Anche dopo la rivoluzione, quando la Demidova ormai impoverita, però comunque qualcosa ha conservato, ha continuato nelle memorie del suo marito, nelle memorie dell'alleanza tra l'Italia e la Russia, di sponsorizzare questa casa che è rimasta finora, e ci sono lapidi che raccontano questa storia interessantissima di solidarietà russa e italiana nell'ambito della prima guerra mondiale. E l'ultimissima cosa, un libro che regalo qua, una biografia che ho scritto io di un pittore russo-italiano che ha vissuto gran parte della sua vita ad Amalfi. Amalfi conosco molto bene, ci sono vari quadri. Lui ha cominciato la sua, diciamo, biografia, la sua carriera di vita come un soldato della prima guerra mondiale. Ma sono rimasto colpito dalla sensibilità artistica di queste persone. Vasilij Nechitaev, un cosacco, è stato spedito in Persia, in Iran, un episodio poco conosciuto, quando sul territorio di un Persia neutrale ufficialmente combattevano le forze tedesco-turche contro i russi e i britannici. E lui era un soldato, però questo soldato in Persia nel 1915, 16, 17, 2-3 anni, lui raccoglieva il folklore persiano. Un secolo fa, durante la guerra, lui riscriveva le favole, i miti persiani traducendo in russo, e tornando dal fronte caucasico, la prima cosa, lui ha pubblicato nel 1918 un libro Iran, i racconti di un soldato russo. Certamente questo libro è stato dimenticato, ma noi abbiamo ripescato e abbiamo ripubblicato questo libro. Quindi un piccolo episodio, però, che narra anche queste storie veramente sorprendenti della sensibilità artistica, culturale, anche durante gli anni di una guerra terribile. Grazie per l'attenzione. Noi ringraziamo il professor Talalay perché la sua presenza direi è stata tanto imprevista quanto gradita, perché credo sia emerso bene proprio la dimensione della ricerca storica e nell'interesse di ascoltare anche qualcosa di inedito, cioè qualcosa di cui non si è, il professore non ha ancora, su cui non ha ancora lavorato, e direi che posso esprimere anche l'auspicio di averlo in future iniziative organizzate dall'ISAG di argomento storico, ma anche culturale, essendo, come si è potuto ampiamente notare, il professore un ottimo conoscitore dell'Italia e uno studioso di grande versatilità che spazia appunto dalla storia evenemenziale a quella religiosa, a quella militare per l'appunto. Ringrazio ancora il professor Talalay che ci deve lasciare in anticipo, e quindi chiamo al tavolo, al suo posto, il dottor Daniele Scalea, direttore generale dell'Istituto di Alti Studi Geopolitiche e Scienze Ausiliarie, mentre passo la parola ai nostri altri due relatori che si occuperanno di un tema collegato a quanto è stato detto dal professor Talalay, che ha fatto riferimento alla dinamica dell'alleanza italo-russa e anche pronunciato la parola tradimento, che sarà un po' il cuore dell'intervento del generale Massimo Coltrinari, che è il direttore del programma Armi e Strategie per l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie, e che sarà coadiuvato nel suo intervento dall'ingegner Ramaccia, che è in cultura della materia di storia con specializzazione proprio sugli aspetti dell'Europa orientale. Quindi lascio la parola ai nostri relatori per un focus specifico proprio sugli aspetti militari. Prego. Grazie, buonasera a tutti. La prima guerra mondiale è stata affrontata, come diceva prima il professore, sotto vari aspetti, e però io sto notando in questo approccio quello di non cadenzare i tempi. Cioè la prima guerra mondiale è durata 4 anni, in 4 anni sono cambiate tantissime cose. Voler trattare tutto subito praticamente si rischia di non comprendere, di non approfondire e di fare solo delle rievocazioni occasionali. Il mio intervento è basato su un punto centrale, il ruolo dell'Italia. E soprattutto siamo qui in Russia, con la Russia, il rapporto che esisteva tra l'Italia e la Russia, il rapporto che dobbiamo definire fin da adesso.
giovane perché l'Italia, che da tutta la politica di fine 800 inizio 900, era dalla parte opposta della Russia. 1914, sappiamo tutti, tutti volevano la pace e nessuno voleva la guerra. Questo è un dato essenziale. Però la strada delle buone intenzioni porta sempre ai fallimenti. E questo è un dato che valeva ieri come vale anche oggi. Le grandi dichiarazioni che vengono fatte, spesso e volentieri, sono l'inizio di errori, di cataclismi, di problemi ingovernabili. Sarajevo, tutti sappiamo le cause occasionali, la decisione dell'arciduca, però la realtà, le vere cause sono più complesse e remote, come la rivalità accesa tra Germania da una parte e Francia e Gran Bretagna dall'altra, per questioni economiche e coloniali. La corsa agli armamenti, fondamentale soprattutto per il dominio dei mari, messi in atto dalla Germania, che ha spaventato e poi far uscire la Gran Bretagna dal suo regno dell'isolamento, le revanchisme nazionalismo effervescenti, questi soprattutto nell'impero austro-ungarico, dove 16 nazionalità non riconoscevano più nella casa d'Asburgo quel collante che l'aveva inquisito fino a noi. Senza entrare nello specifico, l'Europa praticamente appose fine al suo dominio del mondo avviandosi verso il Baltico, tutti contro tutti, ancorché praticamente il principio fondamentale che abbiamo preso ad analizzare, che non è accettato ma che potrebbe essere posto come fonte di studio, è il fatto che Germania e Gran Bretagna e Austria avevano una concezione ottocentesca della guerra, cioè in altre parole la concezione di uno strumento per la risoluzione dei problemi politici, sì oneroso, ma che nell'arco breve di un mese, una settimana, due giorni, risolvere i conflitti. Waterloo ha deciso l'architettura dell'Europa e del mondo per 100 anni, è iniziata la mattina alle 9 e la sera alle 17, quando il Brusino è arrivato, ha determinato un vinto e un vincitore. In un arco di una giornata, con la guerra, si aveva la determinazione del vinto, del vincitore, dei buoni, dei cattivi e del nuovo ordine. Con questa concezione della guerra ottocentesca, senza tenere conto dello sviluppo tecnologico e delle tecniche con cui che la guerra si era dotata, Germania e Gran Bretagna e Austria vogliono risolvere i problemi dell'Europa, cioè alterare gli equilibri europei. Questo è fondamentale per comprendere perché alterando questi equilibri europei si voleva creare un nuovo ordine con una concezione molto semplice. La Francia era praticamente una nazione corrotta, già battuta nel 1871, e si pensava che con il forte esercito tedesco, nel giro di 1, 2, 3 settimane, si sarebbe ridotta all'impotenza. Stessa storia della Russia, in quanto con la guerra del 905 si era dimostrato che era debole. Pertanto queste due nazioni non potevano più mantenere gli equilibri, con gli stessi ruoli che avevano avuto fino a quel tempo. Bastava una semplice azione militare, una concezione ottocentesca, che tutto si sarebbe aggiustato secondo gli interessi di Germania e di Austria, a cui l'Italia era alleata. L'Austria lo stesso era convinta che nella sua predominanza nei Balcani, quel precedente del 1908, poteva risolvere i problemi. Problemi a suo favore, cioè conquistare i Balcani. L'Italia, che secondo, do la parola a Angelina Maggi, Margaret Macmillan, era considerata una grande potenza solo per convenzione ed educazione diplomatica, ma nella realtà aveva seri problemi di peso, si agganciava a questo carro della triplice chiedendo un compenso. Un compenso che, nella prospettiva dell'espansione dell'Austria verso i Balcani, non poteva e non doveva essere altro che Trieste e Istria. Ma non perché avevamo una questione di raggiungere i confini, perché dal 1885, a 3 anni dopo la costituzione dello Stato Maggiore dell'Esercito e della Difesa, si constatava che il confine orientale italiano era indifendibile, non possedendo Trieste e Istria. E quindi
in Austria, che la nostra realtà, se non voleva praticamente, se voleva mantenerci alleati, ci doveva dare Trieste a compenso dei suoi conquisti che noi non avremmo rinunciato in tutti i Balcani. Questa è la ragione fondamentale della politica dell'Italia in questo contesto, nell'ambito della Triplice. Voi vedete che l'Italia voleva come compenso dell'espansione nei Balcani e verso Oriente, e soprattutto poi all'indomani, quando si doveva spartire i territori russi, perché la Russia sarebbe stata sconfitta, l'Italia dava carta bianca all'Austria. Questo è il 14, soldati russi e soldati tedeschi che avanzano nel fronte orientale e fronte occidentale, e l'Italia il 2 agosto viene dichiara la sua neutralità. Le cause sono praticamente, da un punto di vista strettamente diplomatico, il fatto che l'Austria aveva dichiarato la guerra mentre la Triplice Alleanza era un trattato difensivo. Aveva carattere difensivo e non offensivo, mentre in questa occasione appunto era stata l'Austria stessa a provocare la guerra. Poi il medesimo trattato, l'articolo 7, dichiarava che se l'Austria o l'Italia fossero state costrette a mutare lo status quo in Oriente, avrebbero dovuto prendere precedenti accordi sul principio del reciproco compenso, mentre in questa occasione l'Austria aveva dichiarato la guerra all'insaputa dell'Italia. Queste le cause che sono di quelle ufficiali. Nella realtà il problema è molto più profondo. Tutti volevano assecondare l'Italia perché, a seconda, si pensava, dove l'Italia sceglie di entrare, si poteva decidere la guerra. Cosa era successo nel frattempo? Era successo che nel famoso concetto della guerra ottocentesca, guerra di movimento, la Germania, sia all'Oriente che all'Occidente, non raggiunge l'obiettivo, non risolve la guerra nell'arco di una, due, tre, una settimana, un mese, non riesce a essere vincitrice. La stessa l'Austria, l'invasione della Serbia nel 14, si rileva un fallimento. Non risolve il problema degli squilibri, del nuovo, di dominare l'Europa con una vittoria. A quel punto Germania ed Austria dovevano smettere, fare un passo indietro e andare al tavolo della pace. Il risultato invece fu, per una questione di onore, per una questione di principio, per non perdere la faccia, si scelse la via peggiore, cioè quello che era la guerra di logoramento. Pertanto il vincitore doveva venire fuori non da un periodo di 2, 3, 4 settimane, ma doveva venire fuori dopo un lungo periodo in cui ci si era logorato. Perché la guerra di logoramento significa che tu con gli attacchi successivi logori il nemico. Quello che non ha capito Cadorna dopo le 11 battaglie dell'Isonzo, logora anche la parte. Quindi praticamente ci sono le guerre, la guerra di occupamento sullo sfondo occidentale ha logorato sia la Germania, che era detto, ma sia la Francia, sia l'Inghilterra. Le conseguenze poi le vedremo nei vent'anni successivi. È la stessa Austria, è la stessa Austria. Pertanto noi ci troviamo nella primavera del 15 che si va alla ricerca disperata di nuovi alleati, nuovo carbone da buttare nella brace per alimentare. E quindi l'Italia viene appunto, viene a fare i famosi compensi, famosi cosa vuoi, cosa non vuoi, eccetera, che nella realtà significava solo e semplicemente dall'Italia risolvere il problema fondamentale che stava in piedi, cioè praticamente, attraverso la politica del San Giuliano, che non l'aveva capita, difendere i confini orientali, ecco, difendere il Veneto, perché se l'Austria fosse stata vincitrice, l'Italia sicuramente sarebbe stata, anche nell'ambito della Triplice, costretta a ricevere il Veneto, se non la Lombardia, o con le buone o con le cattive. Perché si può dire questo? Perché nell'ambito della Triplice, nonostante tutte le buone ragioni che si facevano, eccetera, non c'erano clausole militari. Non erano state mai definite le clausole militari. Pertanto, questo significava che ognuno dei Germania, Italia e Francia e Austria potevano prendere iniziative militari. Questo è estremamente importante per quello che diremo dopo. Per questo individuo, questo è il generale Konrad, il quale, capo delle forze imperiali austriache, aveva sostenuto che siccome l'Austria non potrà mai e poi mai cedere Trieste e accettare il Fiume come porta alternativa a Trieste e a Istria per garantire la frontiera orientale italiana, prima o poi gli italiani nell'ambito della Triplice ci tradiranno, tra virgolette, ci tradiranno. Pertanto è necessario poter svolgere
nei confronti degli italiani che sono traditori, una guerra preventiva. E questo lo dice nel 1905, a margine del piano Schäfflin, che poi sarà attuato, quello dell'ala marciante dei 14 tedeschi in una riunione a Berlino, ma lo vuole mettere in pratica nel 1908 all'indomani del territorio del terremoto di Messina. E c'è stata una riunione del Consiglio Aulico a Vienna in cui c'è questa l'occasione buona, l'Italia è costernata e prostrata da questo terremoto, e ricordo che la flotta russa ha dato un ampio aiuto. Riflettiamo su questo aspetto. Terremoto a Messina, i nostri alleati pensano e meditano una guerra preventiva contro di noi, per un trattamento che forse faremo in futuro. I nostri cosiddetti, tra virgolette, nemici, che non erano nemici, sono a Messina ad aiutare gli italiani. Questo è il primo rapporto che bisogna vedere nella guerra con la Russia, in questo contesto è bene sottolineare. E poi si va ancora più avanti, non è finita lì, perché nel 1911-1912, quando le nostre forze, con la guerra di Libia, erano tutte orientate verso sud, il Corad ancora una volta torna alla carica e vuole la guerra preventiva contro l'Italia, perché assolutamente si deve conquistare il Veneto, se non la Lombardia, prima per rafforzare anche l'economia dell'impero. E soprattutto però in un eventuale futuro attaccare anche la Francia attraverso la penisola italiana. E questo Corrad dal secondo tentativo quasi ci sta per riuscire, se non fosse stato l'intervento dei tedeschi e del principe, del ministro degli esteri Oldendorf tedesco e dell'imperatore Francesco Giuseppe. Ma siamo già nel 12 e si parla ancora di tradimento, cioè gli austriaci nell'ambito della triplice ci dicono, siccome voi prima o poi ci tradirete, noi intanto vi facciamo la guerra preventiva. Quindi è ora da smetterla, io penso di parlare nel 1914, il momento della neutralità italiana, del tradimento dell'Italia. Perché era un'alleanza in cui l'Italia non poteva assolutamente rimanere, perché continuava la sua debolezza e confine in Italia. Due parole su questi quattro personaggi, che sono i quattro capi di Stato Maggiore che hanno fatto la storia militare italiana di fine 800, quello a sinistra, ripeto, Cosenz il primo, Tancredi Saletta, Polvio e Calogero. Questi personaggi in auto successione hanno fatto questi piani. Questi sono piani che prevedevano praticamente degli eventuali sviluppi, il piano Cosenz dell'85, proprio la conquista di quelle posizioni che noi non potevamo avere per via diplomatica. Trieste, Udiana, prendere come praticamente gli antimurali per la difesa del confine, altrimenti il Veneto non era possibile. E tutti questi piani, vedete belle frecce che si sviluppano, servono solo a dimostrare che il confine orientale è indifendibile. Tancredi Saletta non fa altro che aggiornare ancora di più questo piano, che era incentrato sulla una difesa fondamentale. Cioè, noi non abbiamo le forze, avevamo quattro corpi d'armata contro 12 austriaci. Per poter lanciare queste forze, se non praticamente come ipotesi, come studio. E noi dobbiamo resistere inizialmente su una linea, guarda caso, la linea del piano. Solo sul piano potremo resistere a un ritorno austriaco, e questo sarà importante nel 17. Altri, nell'ambito dello Stato Maggiore, c'era una corrente molto importante che dice che la vera linea di difesa per evitare il saliente trentino era sull'Adige. Le polemiche che si sono sviluppate in 30 anni per chi voleva difendersi sul Piave e chi voleva difendersi sull'Adige hanno praticamente permeato lo Stato Maggiore italiano in maniera molto pesante. Vediamo il piano 904, 909, già se non si vede nemmeno, quindi sono tutti aggiornamenti del piano Cosenz dell'85 fino ad arrivare a Alberto Poglio. Alberto Poglio forse è una delle figure militari più importanti. In Italia le figure militari più importanti non sono conosciute. Massimo pensatore militare italiano della prima metà dell'Ottocento è Pisacane, che ricordiamo solo in maniera marginale come protagonista di un sfortunato episodio. Questo Poglio cosa fa? Innanzitutto, oltre alla difensiva, comincia a prendere in considerazione l'ipotesi di una offensiva limitata. È il primo momento, poi Cadorna la riprenderà e svilupperà poi il suo piano, che diremo. Poglio poi cambia il concetto di radunata, il concetto di mobilitazione occulta e il concetto praticamente della mobilitazione palese con l'uso delle ferrovie. Muore purtroppo il 1 luglio 1914 e gli succede
questo era il piano, vedete tutte le cose rosse sul viale, praticamente quello che sta verso oriente sono solo le frenate, le altre sulla sinistra sono forze divise. Offensiva, ecco questo Cadorna, il successo. Cadorna è una figura estremamente controversa, la possiamo parlare a più non posso, risultato, lui non ha fantasia, non riesce a sviluppare quei concetti che Cadorna, che Foglio aveva visto, e chiede però, ne sviluppa uno solo, l'offensiva, praticamente lui offensiva su Lubiana. L'offensiva su Lubiana per lui rappresenta la soluzione e l'aggiornamento del piano di guerra. E tutta la guerra prima, quindi quando lui riceve l'ordine, attenzione, lo riceve nella primavera del 1915, perché nel momento in cui sta scoppiata la guerra, nell'agosto del 14, l'esercito italiano, per le normali predisposizioni che si fanno, nel 14 si era orientato verso il confine francese, perché lo Stato Maggiore italiano, agosto, settembre, ottobre, aveva dato disposizione di presidiare in forze il confine, in vista di una guerra contro la Francia, perché eravamo nell'ambito della Triplice. Quindi Cadorna l'anno dopo comincia a prendere i piani che erano stati fatti per poi aggiornarli con questa offensiva. E questo è il primo momento in cui si pensa a chi sta dall'altra parte, cioè all'alleato russo. Quindi Cadorna praticamente vuole. Trattato di Londra, 26 aprile 1915. Questo trattato si sarebbe da studiare a fondo, tant'è vero che spesso volentieri si dice che perfino il re non ne sapeva i contenuti e nemmeno è praticamente ha trovato le cose già fatte. Qui ci sono la fonte di tutti i nostri guai. La prima è quella Convenzione Militare di Parigi del 2 maggio 1915. Praticamente noi andiamo a questa convenzione senza che i nostri rappresentanti sapessero i termini reali del trattato della pace che avevamo firmato 15 giorni prima. Noi ci eravamo impegnati a entrare entro il 26 maggio 1915 in guerra. I nostri alleati che devono fare la convenzione militare, cioè stabilire l'entità del nostro intervento, non sanno i termini. Tutto è stato fatto mentre i piani di difesa vanno dal 1885 studiati e si scende fino ai minimi livelli. Nel momento in cui si tratta di prendere decisioni più importanti, siamo nel culo di tutto. Cosa succede il 2 maggio? Succede che in questa convenzione si deve firmare che francesi, russi, Gran Bretagna, inglesi e italiani devono armonizzare i loro sforzi contro i nemici, la Germania e l'Austria, ma soprattutto devono avere un qualcosa che non faranno mai, un comando unificato, sotto un unico comando. Se c'è una cosa che non riesce mai che porta solo disgrazie, tragedie e sconfitte, è la mancanza di unicità di comando. E la prima guerra mondiale ne ha avute di sconfitte, sia nel campo dei vincitori che nel campo dei sconfitti, e l'origine di tutti i mali è la mancanza di un comando unico. Questo che naturalmente in più Cadorna, oltre al comando unico, era ossessionato dall'idea che gli alleati, Francia e Gran Bretagna, volevano due cose. Il primo, una dichiarazione di guerra già il 10, l'11 maggio e lui non era pronto. Già considerava il 26 una data troppo ristretta e noi lo pagheremo pesantemente sul fronte della quarta armata nell'area di Cortina. Conquisteremo Cortina il 27 maggio e andremo sulle posizioni di resistenza già solo il 7 o l'8 giugno. Quando si dichiara una guerra si deve arrivare subito sulle posizioni di resistenza del nemico perché non sono attrezzati. Abbiamo dato tutto il tempo al nemico di attrezzarsi. Non solo questo, ma soprattutto temeva tantissimo il non intervento navale di Franco Inglese, che per tutta la guerra sarà il sospetto che poi si rivelerà tale, che avevano sì la voglia di combattere contro l'Austria, però volevano conservare l'Austria, quindi conservare la flotta, quindi era tutto un mezzo. Ebbene, cosa succede? Succede che il primo contatto, poi vediamo di chiudere quali erano i rapporti con la Russia, noi il primo contatto che ce l'abbiamo con il mondo russo, con i responsabili russi, è il fatto che nella Convenzione di Parigi si stabilisce che i vari parti possono prendere accordo tra di loro. Pertanto, voi italiani volete avere un qualcosa, un appoggio dai russi nella vostra offensiva su Lubiana? Prendete pure accordi con i russi, ci danno il permesso di andare. Il colonnello Ropolo, che è rappresentante italiano, si reca al quartier generale russo, presso il
Granduca Nicola, si presenta immediatamente e parla col capo di Stato Maggiore, il quale si mettono lì e cominciano a discutere questa convenzione militare che doveva essere l'architettura di tutta la collaborazione Italia con la Russia. Quindi praticamente questo avviene il 5 maggio. Colonnello Rocco, noi siamo a 20 giorni prima dell'inizio della guerra e con il nostro alleato russo, che deve essere, come vedremo, il fondamento della nostra offensiva verso Lugano, cioè il fatto che dovrebbe attirare le maggiori forze verso, praticamente verso Oriente, alleggerire il fronte, diciamo, che abbiamo, che dobbiamo attaccare, si vede il 5 di maggio. Le trattative vanno molto bene, il rapporto si instaura subito una cordialità fattiva tra Ropolo e i suoi corrispondenti russi, nel ricordo delle collaborazioni che c'erano state, le simpatie. Elena di Montenegro, ricordo, ha conosciuto Vittorio Emanuele III alla corte di San Pietroburgo, insomma c'è tutta una cosa che ha favorito questo e naturalmente nonostante gli intralci questa convenzione riesce ad andare in fine. Gli intralci quali sono? Il rapporto che l'Italia doveva avere con la Serbia, soprattutto la questione dei visti, perché i russi insistevano che sarà una cosa che sarà avvelenerà i rapporti con gli amici serbi per tutta la durata della guerra, anche dopo l'intervento, dopo il salvataggio in Albania, dopo tutto quello che la Marina ha fatto italiana, perché in questa convenzione che si andava preparando, Ropolo ottiene su ordine di Cadorna di non mettere l'appoggio nei confronti di fornire viveri equipaggiamenti alla Serbia. E si scrive che assolutamente, e questa ha dei ritardi, e questa convenzione viene firmata il 21 maggio. Cosa c'è scritto in questa convenzione? Che si deve attaccare, i russi chiedono, ma qual è il vostro piano? Il nostro piano è attaccare Lugano. Allora si concorda che oltre ai russi devono attaccare i serbi e i montenegrini in un'azione concentrica verso Lugano. E soprattutto si deve svolgere azione coordinata e scambiarsi informazioni il più possibile. Siamo a livello di strategia operativa. Quindi prima di arrivare proprio alla strategia proprio reale, fino ad arrivare alla tattica, ne passeranno e questo sarà uno dei problemi. E quindi praticamente la convenzione che è approvata immediatamente da San Pietroburgo nel giro di 1 o 2 giorni, queste convenzioni, il testo definitivo viene praticamente firmato il 21 maggio del 1915. Questo dal punto di vista militare rileva come noi siamo entrati in guerra in un piano generale che doveva, la grande speranza, l'azione dei russi che doveva attirare delle forze, praticamente sul piano tattico è inesistente. Io adesso darei la parola all'amico Giancarlo per alcune riflessioni che io ho parlato un po' di termini in termini, perché noi militari ci troviamo sempre di fronte a delle situazioni che per noi sono assurde. Non è possibile entrare in una guerra 3 giorni prima del praticamente di quello, perché i piani si devono preparare, ma soprattutto si devono scendere giù ai vari livelli. Cioè è mai possibile che noi dobbiamo svolgere un'operazione dove questi diplomatici, eccetera, e quindi vi sono qualche commento sul 1914, su Margherita Macmillan, perché insomma, praticamente, poi alla fine, Caporetto è colpa degli italiani, l'8 settembre è colpa dei militari, ma i diplomatici, l'aspetto diplomatico, i politici, perché non prendono le decisioni? Cioè il trattato di Roma, perché ha stabilito una data di un mese, entrare in guerra senza sentire il capo di Stato? Cioè l'organo tecnico che deve dire quanto tempo mi serve per attaccare l'Austria non viene consultato, è il primo a sponda sinistra e stabilisce il 26 maggio. Quindi cioè, ci sono delle incongruenze, dette sola, cioè, poi ce ne sono altre per carità, oppure non diamo il vivere alla Serbia. E da quel momento i russi cominciano a dire, ma come sarebbe a dire, senti più vicini, e io vi do, facciamo per, e voi mi dite di no, perché? Perché un diplomatico qualsiasi. Io ti darei la parola per questo. Grazie, buonasera a tutti. Non mi illudo, dal punto di vista diplomatico, soltanto alcuni elementi riguardanti i rapporti di Russia e Italia. L'anno decisivo è il 1914 e il dibattito in Italia e in Russia è un dibattito incentrato sui relativi trattati. In Italia sul trattato di Parigi, in Russia sulla convenzione che è stata stipulata con la Francia.
convenzione Russia-Francese è una convenzione tra grandi potenze, due delle quattro grandi potenze che si andranno a scontrare. Il trattato nostro, la Triplice, è stato sottoscritto da una potenza minore, una potenza che in quel momento ha soltanto due interessi: portare a casa la Cirenaica e la Tripolitania da una parte, e dall'altra l'altro importante argomento, quello di non provocare una guerra. Infatti nel trattato della Triplice viene stipulato nel 82, un anno dopo il famoso schianto di Tripoli, in cui la Francia si mette d'accordo con l'impero ottomano, viene sottratto all'unico vero grande interesse strategico italiano nel Mediterraneo, la Turchia, si ripiega sulla Cirenaica e sulla Tripolitania. Cos'è che avviene a questo punto? Che nel 1909 i rapporti con i russi, che erano quasi completamente inesistenti, con la visita dello zar Nicola II alla Comitiva con Vittorio Emanuele III, c'è la stipula di una serie di lettere diplomatiche estremamente importanti, che sono un elemento sconosciuto, perché verrà riconosciuto soltanto negli anni 50 dalla grande maggioranza delle persone, in cui viene stabilita una cosa e fissata una cosa importante, cioè tra la Russia e l'Italia si stabilisce un non intervento reciproco. Se l'Italia avrà problemi nell'acquisizione della Cirenaica e della Tripolitania, verrà appoggiata dalla Russia. Sul problema degli stretti ci sarà l'appoggio completo dell'Italia, cioè le corazzate russe potranno passare gli stretti, potranno tenerli aperti. Tutto è nascosto, almeno in Italia. Lo sa il ministro degli esteri, lo conosce a malapena il capo del governo, solo la corona di Savoia sono a conoscenza di queste lettere, di questo trattato. È da lì che inizia un rapporto con la Russia. Prima il rapporto era di amicizia, soprattutto di amicizia, di cordialità, di rapporti cordiali, ma non esisteva un vero e proprio rapporto diplomatico forte, anche perché tutta la sequela dei nostri ministri degli esteri di quel periodo è tutta concentrata su un unico aspetto: far sì che l'Italia venga riconosciuta come una media potenza, senza sapere come arrivare a ciò, perché noi non lo sappiamo. No, tra le tante cose, quando viene stipulato il trattato della Triplice Alleanza, nella sequela dei 30 anni successivi, e quindi la riconferma quasi automatica che avviene, l'unica cosa che l'Italia e i nostri politici e diplomatici mettono a fuoco è la definizione del casus felix, cioè della possibilità di accettare o non accettare lo scontro, che in ogni caso è previsto. No, questa è la cosa drammatica, che a livello di diritto sia in Italia che in Francia che in Germania che in Russia tutti prevedono questo scontro, anche se poi nessuno vuole, e alla fine ci arriva. No, i nostri rapporti con la Russia diventano più stretti a partire dal 1909, e diventano più intensi a partire dalla convenzione del 1915, che diventa un vero e proprio legame militare. Come ci arriviamo? Ci arriviamo in modo anche lì
estremamente con tante difficoltà e senza mai aver soppesato esattamente quali erano gli interessi strategici italiani, perché difendiamo Catone, però Catone, avversario, lo dice Gatti che era un sospetto collaboratore, nella riunione della commissione interalleata, a un certo punto dice forse avevamo convenienza a stare con i tedeschi, avremmo acquisito la Tunisia, avremmo acquisito la Corsica, avremmo... C'è sempre stata una nostra incapacità di decidere e di portare avanti con modo mirato i nostri interessi geostrategici. Termino qua con semplicemente questo appunto. Grazie. Nella seconda parte del nostro seminario con il professor Valle, il professor Marcello Gullo e Daniele Scalera, seconda parte che comincia però tra qualche minuto perché credo sia pronto una pausa break, c'è la possibilità di un rinfresco, come per dirla in termini istituzionali. Now is the time to match. Andiamo con la seconda parte del seminario. Passo la parola al professor Valle che tratterà di un tema di carattere culturale. Apocalipsis in figuris è il titolo della sua relazione sulla la cultura apocalittica, la cultura dell'apocalisse nella Russia dell'anteguerra. Prego, professore. Grazie. Io prima ho sentito parlare appunto di Racconigi, proprio nel 1999 a Racconigi ho partecipato a un convegno appunto sul 90° anniversario di questo accordo di Racconigi e là notavo appunto che io mi occupo di pensiero critico e quindi notavo che in Italia e in Russia ai primi del Novecento si sviluppano maggiormente i movimenti di avanguardia, no? I movimenti di avanguardia e seppur con caratteristiche diverse, tant'è vero che quando Marinetti andò in Russia fu mal accolto da una serie di futuristi, alcuni futuristi si chiamavano Butetriani e alcuni futuristi russi usarono termini di Gogol simile di servilismo su Fegolo appunto che Marinetti incarnava un'altra cultura. Perché? E qual è la differenza tra le avanguardie russe e quelle italiane? Che mentre le avanguardie italiane, poi vedremo appunto, hanno un'importanza fondamentale nella cultura bellicistica dell'Italia, dell'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale, anzi anticipa in un certo senso i temi dell'interventismo, Marinetti in particolare, appunto parlando di guerra come problema delle razze, invece le avanguardie russe, e ci metto anche Lenin, poi vedremo perché, le avanguardie russe hanno un diverso approccio, un approccio apocalittico in che senso? Nel senso che non è che fossero pacifisti, ma vedono la guerra, l'idea appunto della guerra come tramonto dell'Occidente, cioè come fine dell'Europa, come crisi dell'umanesimo. E quindi sia Lenin, ma anche esponenti del rinascimento religioso russo, pur non essendo appunto per niente d'accordo con Lenin, vedono appunto nella guerra mondiale il definitivo tramonto dell'Occidente e invece la possibilità storica della Russia di incarnare una nuova storia universale. Cioè questo è un po' il tema centrale, tant'è vero che si dice scherzando che anche Lenin ragionò come un avanguardista, perché nel 1914 non c'era appunto nessuna idea che Lenin potesse in qualche modo assurgere al potere, però siccome Lenin si trovava a Zurigo
e abitava appunto vicino Tristan Zara, il fondatore appunto del dadaismo, e si dice che forse Lenin ha fatto la rivoluzione d'ottobre non come comunista ma come dadaista, diciamo. Cioè azzardando una idea appunto, partendo da questa idea anche apocalittica della guerra e della storia. Infatti tant'è vero che l'anno cruciale, l'anno chiave per capire appunto dove andrà poi a sfociare la rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione russa, è proprio il 1914. Senza il 1914 non si capisce il 17 russo, quindi diciamo è veramente l'anno centrale, quello che appunto un grande scrittore russo, Piniak, ha definito appunto l'anno nudo, no? L'anno in cui si risvelano appunto le sorti non solo della Russia ma dell'intera Europa. E infatti diciamo l'idea della fine dell'Europa si trova in pensatori del tutto diversi tra di loro, per esempio in Berlioz, perché era un ex marxista legale, l'esponente appunto del Rinascimento religioso russo, appunto per esempio Lenin. Infatti per Berlioz la guerra mondiale riguarda la natura fantasmatica del mondo borghese socialista e che nella Belle Époque sembrava proiettato verso l'eternità. Cioè praticamente secondo Berlioz la Belle Époque era semplicemente una finzione di progresso che invece già rivelava appunto quello che e in tutta la cultura russa viene definito il crollo dell'umanesimo. Infatti l'universalismo dell'umanità europea era solo un'astrazione, perché gli istinti della nazione e dell'etnos erano più potenti di quelli sociali e di classe. Quindi al di là dell'apparente razionalità dell'ordine civile europeo, l'imperialismo borghese, contrassegnato dal colonialismo e dalla lotta per la conquista appunto del mercato mondiale, non solo era il paradosso terminale del nazionalismo universalista, ma era anche l'autonegazione dell'umanesimo storico e dell'universalizzazione della cultura. Infatti l'imperialismo tedesco militarista e Berlioz lo dice macchinista futurista, quindi c'è la differenza tra futurismo russo e futurismo, era l'epitome dell'autonegazione dell'umanesimo e sarebbe stato fatale per se stesso e per l'Europa. Quindi nel 1915 Berlioz affermava che l'Europa cessava di essere il centro della storia mondiale, cioè quindi la guerra mondiale è la fine del centro, è la fine dell'eurocentrismo. Infatti, secondo Berlioz, la fine della guerra avrebbe attestato la traslazione del centro di gravità dell'Occidente dall'Europa agli Stati Uniti e l'americanizzazione della città romea moderna si sarebbe estesa all'Europa attestando appunto il definitivo crollo dell'umanesimo. Però è interessante notare che praticamente diciamo così anche Berlioz pone e anche diciamo tutto il Rinascimento religioso russo pone un altro polo, il polo di salvezza della civiltà europea diventa appunto la Russia stessa. E infatti tanto è vero che diciamo anche Kerensky, per esempio, fu il primo amore della rivoluzione russa, già nel libro La Catastrofe pone questa idea appunto della Russia come salvezza salvezza dell'umanità, nel senso generale. Però Lenin, vediamo un'altra posizione, appunto Lenin, diversamente appunto da Kerensky, Lenin intravedeva invece i valori acherontici di quella che era definita la guerra civile europea e russa, cioè quindi Lenin considera la guerra, credendo da Clausewitz, considera la guerra come un camaleonte, cioè la guerra si trasforma nel suo fare, cioè quindi è iniziata con la guerra mondiale e si trasformerà appunto, viene uno dei più importanti polemologi del Novecento, perché appunto capisce questo fatto che la guerra si può modificare nel suo corso e trasformarla in altra cosa, cioè la guerra come un camaleonte. E infatti, diciamo così, e proprio su questa base egli forgiò la postegma sulla magnificenza demotica appunto della guerra civile, trasformare la guerra imperialista in guerra civile. In questa guerra quindi sarebbero feriti tutti i governi d'Europa e, come appunto Tegliurgo della catastrofe rivoluzionaria,
Lenin inventa due cose, cioè inventa innanzitutto il rivoluzionario come professione apocalittica, cioè il rivoluzionario è una professione apocalittica, cioè l'architetto è votato alla distruzione, alla pan distruzione, questo Lenin è in qualche modo l'ultimo erede della tradizione Bakunin-Nechayev, cioè quello del nichilismo russo, e nello stesso tempo appunto diciamo così, cercare di trasformare la guerra rivoluzionaria in guerra civile in modo tale da instaurare un potere in Russia che non fosse soltanto un nuovo potere geografico, ma un potere addirittura di valenza mondiale, che viene prese, diciamo, della rivoluzione russa, il primo baluardo appunto della rivoluzione mondiale. Infatti Lenin considerava nel 1914, cito, le onde sismiche scatenate dagli spagni di Sarajevo, un regalo della storia, dice Lenin, e si aggiunge a incanalare queste onde sismiche appunto in una guerra civile totale, avrebbe scompigliato i fronti statici della guerra civile imperialista. Cioè Lenin rompe con la guerra di trincea, cioè rompe che appunto diciamo, la guerra imperialista si era contestata su questi fronti statici, diciamo, invece prende Lenin dicendo di sparare alle spalle, diciamo, al comando, ai vari comandi, prende e scompiglia questo ordine. E diciamo, la guerra mondiale quindi viene vista dall'autocoscienza russa in una intenzione scatologica politica che già si era formata in quella che è chiamata l'età d'argento della cultura russa, che va diciamo grosso modo dalla fine del Novecento e l'Ottocento fino appunto al 1914. Emblematico in questo senso è un libro uscito proprio nel 1914 di Rosanov, un grande scrittore e pensatore russo, appunto La guerra del 1914 e il Rinascimento russo, che era una simultanea apoteosi della guerra e della rivoluzione. Per Rosanov appunto il conflitto del Trattato del 14 era una guerra tra mondi, una guerra europea globale che attestava la crisi della civiltà europea. La guerra mondiale quindi avrebbe inaugurato una nuova epoca della storia che avrebbe visto la Russia alla guida dei popoli europei. E infatti anche secondo l'esponente del Rinascimento religioso russo, Sergei Bulgakov, tra l'altro anch'esso ex marxista legale, il risveglio patriottico collocava la Russia al di là della reazione della rivoluzione, quale epifania appunto della vocazione storica e religiosa della Russia. E un altro esponente importante, Vladimir Herrn, tra l'altro molto importante perché Vladimir Herrn è il primo a essere considerato un proto-eurasista, diciamo, no? Molte idee di Herrn vengono riprese poi da Berlusconi, molto spesso questo si dimentica, e Herrn vede la guerra come il completamento della vocazione bellicistica della filosofia tedesca. Infatti lui scrive un saggio che fu molto poi criticato anche in Russia da Kant a Krupp, in cui mentre lui fa vedere che senza Kant non ci sarebbero stati i cannoni di Krupp, che quindi diciamo così i cannoni di Krupp erano la materializzazione della critica della ragione pura di Kant. E quindi anticipando la critica di Berlusconi all'eurocentrismo, Herrn sosteneva che l'ecocentrismo kantiano, quale appunto autodeterminazione dello spirito tedesco in filosofia, aveva condotto all'affermazione appunto dell'ecocentrismo militarista epitomato appunto dai cannoni di Krupp, che potevano essere considerati lo strumento pratico messo a disposizione dall'industria tedesca affinché la guerra delle idee divenisse guerra dei materiali. Guardate, questa interpretazione che sembra diciamo sia astratta, non è per niente astratta, infatti non è vero che lo scontro fra questi diciamo fra questi due mondi culturali poi verrà riproposto per esempio da Grossman in Vita e Destino, quando dirà che la seconda guerra mondiale è lo scontro definitivo tra gli anni di destra e gli anni di sinistra. Cioè la filosofia è tutt'altro che astratta, anzi diciamo così, che senza questo sottofondo culturale non si capisce assolutamente niente né della prima guerra mondiale né tantomeno di quello che è successo successivamente. Infatti il cataclisma europeo era rappresentato come uno spettacolo maestoso e tragico annunciato dall'orientamento capitalista apocalittico appunto della cultura, che ha una visione sovratemporale della storia.
La guerra mondiale ha avuto inizio appunto in Russia, come è interessante, come seconda guerra patriottica. Molto spesso si dimentica che si pensa che la seconda guerra patriottica sia stata appunto la seconda guerra mondiale, mentre invece questo termine fu coniato proprio nel 1914, perché si pensava di una invasione tedesca della Russia. Quindi si coniò questo seconda guerra patriottica, viene subito rimosso, infatti lo stesso Lozano dice no, non è la seconda guerra patriottica perché diciamo, gli eserciti tedeschi non ci invadono. E quindi è iniziata la seconda guerra patriottica e è finita appunto con la tragica di Chesapeake del 1918. E quindi il destino storiografico della prima guerra mondiale russa è stato controverso, questo è molto importante, infatti questi temi di cui stiamo parlando è ancora un'opera aperta, perché la guerra mondiale si è intrecciata appunto in Russia con le complesse vicende delle due rivoluzioni del 17, fino a smarrirsi nell'amnesia, cioè gli studi in Russia, gli studi sulla prima guerra mondiale non hanno ancora, diciamo, un loro sviluppo, tranne alcuni casi, perché ovviamente durante l'epoca sovietica si parlava più delle due rivoluzioni e della guerra, ma anche susseguentemente negli anni 90 si comincia appunto dai primi anni 2000 a cominciare a parlare della guerra mondiale come evento a sé stante, come evento, diciamo così, che ha avuto un suo sviluppo almeno fino al 1917, e quindi anche a considerare dal punto di vista della storia culturale, della storia militare. E infatti, anche perché diciamo così, è molto interessante vedere che la cultura russa, dibattendosi appunto fra speranza e disperazione nell'epoca politica della guerra e della rivoluzione, si è caratterizzata appunto come il vinto estremo del XX secolo. Cioè, praticamente la cultura russa è quella che è riuscita di più a preconizzare anche l'inizio e la fine del XX secolo. Cioè, c'è una capacità di previsione, e quindi tutto questo, diciamo così, fatto, per questo io parlo di apocalipsis cum figuris, perché questi pensatori russi, sia, diciamo così, del rinascimento religioso, quindi, e sia, diciamo, di altri orientamenti, ma soprattutto del rinascimento religioso, seppero in qualche modo capire quali erano le figure apocalittiche dell'epoca del XX secolo, e quindi riuscirono a capire anche che diciamo così, la guerra civile europea avrebbe avuto poi un'ulteriore replica, ma diciamo che la guerra civile europea, effettivamente, se vogliamo vedere questa profezia, la guerra civile europea è finita praticamente, come dice anche giustamente Kundera, altro slavo, nel 1999 con la guerra del Kosovo, tra un pandante della guerra civile europea e un pandante della seconda guerra mondiale. Questo dico che, diciamo così, questa cultura apocalittica, e infatti tant'è vero, adesso non mi dilungo su questa cosa, tant'è vero che praticamente questo aspetto profetico della cultura russa, per esempio, riguardo alla guerra civile europea, viene sottolineato non solo dai russi, ma soprattutto da un grande scrittore e pensatore tedesco, Thomas Mann, nelle considerazioni di un politico, quando disse appunto che il vero profeta della guerra mondiale, della rivoluzione, era proprio Dostoevskij, cioè senza il diario dello scrittore di Dostoevskij appunto non si capiva, non si sarebbe capito appunto quello che erano, anche perché Dostoevskij, adesso non mi dilungo sulla sua analisi, fa un'analisi che in un certo senso diciamo così anticipa il tramonto dell'Occidente di Spengler, tant'è vero che praticamente nel 1922 viene appunto pubblicato in Russia un volume antologico intitolato Otto Spengler, il Zagat Europi, appunto il tramonto dell'Europa, in cui ci sono alcuni interventi molto importanti, tra cui quello appunto di Viaggi, i pensieri preaconici di Faust, in cui appunto si dimostra come questa capacità appunto diciamo di apocalittica prevede la prevista già nella cultura russa. E io concluderei con una polemica poco conosciuta, diciamo quella polemica tra Weber e Lenin. Nessuno sa che, diciamo così,
proprio su questi temi di guerra e rivoluzione, tra il 1905 e il 1917 si sviluppò una polemica proprio tra Lenin e Weber. È una polemica molto importante perché anche per la conoscenza di Russia, e perché diciamo, Weber scrive degli articoli importanti sulla rivoluzione, sulle due rivoluzioni russe, e Trenti dice tutta questa capacità profetica dei russi, lui cita Salaviov, no? Appunto l'anticristo, e tutta questa capacità appunto di previsione dell'Occidente, della fine dell'Occidente, era errata, diciamo così, perché l'unica cosa che hanno fatto le due rivoluzioni russe, le tre rivoluzioni russe anzi, e la guerra mondiale era quella di creare la fine dell'occidentalismo, Russia Nord contro l'Occidente. Cioè quindi lo scontro fra Lenin e Weber, Lenin poi in una conferenza di 17 lo chiamerà il signor professore di fare queste profezie, cioè diciamo lo scontro fra Lenin e Weber viene su questo tema, non è il tramonto dell'Occidente, secondo Weber, ma è il tramonto dell'occidentalismo in Russia, perché la rivoluzione del 5, proprio la del 17, non aveva travolto le figure organiche che avevano caratterizzato per secoli il paesaggio socio-politico russo, democrazia, chiesa e piscina, e anche il progetto di riforma costituzionale dell'impero del 5 era astorico e diciamo così si rifaceva appunto a Vladimir Solovyov, e quindi in qualche modo riaffermava la specificità etico-religiosa dei russi, e quindi praticamente diciamo secondo appunto Weber bisognava parlare appunto di pseudo-costituzionalismo in Russia, che avrebbe condotto ad una ulteriore rivoluzione, cioè nel senso che praticamente secondo Weber già nel 5 lui dice la rivoluzione russa non può essere paragonata alla guerra, alla rivoluzione francese, anche perché mancava di capi carismatici, di geniali partitivi appunto come Napoleone, capaci di giustificare interesse e emotivo. Infatti la rivoluzione russa era più simile alla battaglia moderna, quindi più spaventosa e del pogrom, secondo Weber. Era necessario perciò porre fine all'epoca escatologica del movimento rivoluzionario. Quindi secondo Weber la Russia doveva rinunciare all'apocalisse per se stessa e per il mondo, quale distruzione appunto del romanticismo populistico. E poi lui dice la rivoluzione del febbraio 17 si poneva appunto anch'essa nel solco di questa escatologia populistico populistico appunto è interessante notare appunto che proprio una conferenza tenuta all'indomani appunto proprio per celebrare il 2005, cioè quindi nel gennaio 17 Lenin dice noi non vedremo mai una rivoluzione russa, quindi non si aspettava di tornare in Russia, attacca Weber proprio su questo tema, cioè non lo cita, però se uno va a scavare bene, cioè dice il signor professore appunto sostiene che praticamente non ci debba essere una originalità di questa, ed è interessante notare come contro Weber invece viene riabili tutta la concezione apocalittica della storia della tradizione russa, che poi nel 1914 diventa appunto importante. Infatti tanto è vero che il 17 ottobre del 14 in una lettera indirizzata a Tlachnikov, suo sodale bolscevico, Lenin affermava che la lotta doveva procedere lungo un sentiero netto e rettilineo, perché dal punto di vista del proletariato la sconfitta dell'autocrazia russa era la catastrofe minore, cioè l'idea appunto della catastrofe. Gli appelli a favore della pace dovevano essere lasciati ai preti e alla piccola borghesia, diceva Lenin, la parola d'ordine del proletario era guerra civile. Infatti dice Lenin, non possiamo promettere una guerra civile né possiamo decretarla, ma è nostro dovere che tutta la nostra attività tenda, se necessario, per lungo tempo in quella direzione. E quindi andando controcorrente rispetto agli orientamenti del socialismo internazionale, del pacifismo, Lenin affermava che la guerra non era un incidente, un peccato, come pensavano i reverenti cristiani, il progottismo
l'unitarismo e il pacifismo, e quindi tutti questi temi erano, l'unitarismo e il pacifismo erano sogni pedistici, codardi e inutili. Quindi, diciamo così, la guerra era una manifestazione legittima e inevitabile appunto del capitalismo, e infatti poi nelle tesi sulla guerra del 5-6 settembre 14 viene operava proprio una militarizzazione del marxismo, decretando la fine della seconda internazionale, accusata appunto di tradimento. E quindi qual è l'origine di Reni? L'origine di Reni consisteva nel stabilire un legame tra Gewalt, tra violenza, e temporalità della politica. Proprio questo inscindibile legame tra la potestà della violenza e la politica deriva da quella concezione leniniana della trasformazione della guerra imperialista in guerra civile rivoluzionaria. E quindi proprio in questo senso Reni coglieva l'Augenblick della rivoluzione, e la guerra mondiale inaugurava appunto l'epoca della libertà. Sì. E infatti tant'è vero che per il filosofo ceco Paprika, che ha scritto uno dei libri più misconosciuti di filosofia politica, appunto, di filosofia della storia, la prima guerra mondiale è stata una revanche dell'entusiasmo orgiastico. La guerra voleva rivoluzionare la vita quotidiana attraverso una mobilitazione totale che intendeva ridurre a nulla dell'uniformità e la responsabilità individuale, e quindi la figura politica del rivoluzionario di professione era un'incarnazione del polemos, cioè della guerra, e nel fuoco della guerra civile ha trasformato l'ideologia in una metafisica, della forza. E quindi, diciamo così, in questo senso la rivoluzione russa va inserita nel contesto della crisi europea del 14, molto spesso si dimentica questo, e così si può comprendere che la violenza parossistica della guerra civile, con i suoi fronti indistinti, non era un fenomeno unicamente russo e bolscevico. La Russia era l'avamposto della guerra civile europea. La guerra civile russa perciò non può essere concepita nel suo ermetico isolamento. Infatti nel novembre del 17 Berdiaev sosteneva che la sanguinosa lotta fratricida era un episodio della guerra mondiale, quale processo appunto di disintegrazione dello Stato e della cultura. La guerra civile europea ha fatto deflagrare fino al parossismo il mostruoso nichilismo rivoluzionario russo. E quindi con la sua intempestività apocalittica la rivoluzione russa avrebbe potuto essere la nuova aurora della guerra civile che annunciava il tramonto dell'Europa, destinata a decristarsi in quella guerra totale che era essa stessa aveva scatenato. Grazie. Soprattutto agli inizi del Novecento, da un richiamo ai temi apocalittici, a una visione della storia letta attraverso proprio questo filtro. E ora, per passare forse da Platone ad Aristotele, mi verrebbe dire, da una dimensione più di storia delle idee ad un'altra più tellurica, passo la parola al dottor Scalea, direttore generale dell'ISAG, che inquadrerà il rapporto tra Italia e Russia da un punto di vista geopolitico proprio nella Prima Guerra Mondiale. Grazie ai colleghi accettati. In realtà prendo il tema un po' alla larga, nel senso che partirò dal 1462, però non spaventatevi perché poi farò dei salti, per cui non sarà lunghissimo. Perché 1472? Cosa succede? Succede che Ivan III, che allora è il gran principe di Mosca, futuro sovrano di tutte le Russie, si sposa con Sofia Giazoe, paleologa. Questa Sofia è la nipote di Costantino XI, cioè dell'ultimo imperatore romano d'Oriente, caduto 19 anni prima a Costantinopoli, difendendo la sua capitale dai turchi. Ed è un episodio importante, centrale nella storia russa, perché simboleggia un passaggio di mentalità da una dimensione, diciamo così, regionale a una dimensione imperiale. Possiamo dire che simboleggia una sorta di traslazio imperi dall'impero romano d'Oriente, caduto sotto i colpi dei turchi, al nuovo impero russo. Non in caso che proprio in quel periodo si diffondano in Russia una leggenda e una dottrina che sono molto rivelatori da questo punto di vista.
La leggenda è quella della discendenza della dinastia regnante russa dagli imperatori romani. Non ha ovviamente nessuna base storica, però si raccontava che Ottaviano Augusto in tarda età avesse deciso di dividere tra i suoi eredi l'impero romano, in particolare assegnando le rive della Vistola al suo fratello di nome Prus, da cui dopo 14 generazioni sarebbe disceso Riurik, personaggio semi-leggendario che è il capostipite eponimo della dinastia dei Rurikidi, cioè della dinastia scandinava che ha dato poi origine alla Russitia e comunque anche alla prima dinastia regnante a Mosca, quella che apparteneva ancora al Terzo. La dottrina invece è quella molto celebre della Terza Roma. C'era stata una prima Roma, quella originale, c'era stata una seconda Roma, quella fondata da Costantino sulle rive del Bosforo. Entrambe erano cadute, ora c'era una terza Roma, quella di nuovo, quella moscovita, che ovviamente questa visione era destinata a non crollare mai. Oltre a questo, a sottolineare l'importanza di questo evento, di questo matrimonio, c'è il fatto che proprio a conseguenza dell'unione tra il Terzo e la discendente dell'ultimo imperatore romano d'Oriente, la corte moscovita adotti il cerimoniale imperiale bizantino. Il simbolo dell'aquila bicipite e anche il titolo di Zar. Zar, per chi non lo sapesse, non è altro che la versione slavo orientale di Cesare, un po' come tedesco Kaiser è la stessa derivazione di Cesare. Sapete che Cesare è solo la pronuncia ecclesiastica umanistica, cioè non quella originale. La pronuncia originale, ricostruita dai teologi, era qualcosa che assomigliasse a Caesar. Quindi si capisce che poi è potuto diventare Kaiser in tedesco per troncamento di Zar. Inoltre, pochi anni dopo il suo matrimonio con Sofia, Ivan III invia a Venezia la sua gente con il compito di reclutare una serie di architetti e artisti italiani per abbellire la sua capitale. Sarà l'inizio di un flusso costante nei secoli successivi. Oggi, se noi andiamo in Russia, diversi monumenti russi sono opera del genio italiano, alcune parti del Cremlino, l'Ermitage, il Palazzo d'Inverno, per esempio, sono solo alcuni degli esempi. Malgrado però ci sia un forte rapporto culturale, quantomeno un rapporto culturale che va dall'Italia alla Russia, e malgrado la Russia cerchi in qualche modo la sua legittimazione imperiale nella storia antica italiana, dal punto di vista politico invece fino almeno a l'epoca della Rivoluzione francese rimarranno sostanzialmente estranee queste due aree, e questo si spiega facilmente con la distanza geografica. Distanza geografica che nessuna dei due paesi è in grado di colmare con la sua potenza, nessuno è in grado di proiettarsi nella regione dell'altro. La Russia dal 400 fino a tutto il 700 è impegnata, una volta che si affranca dal dominio dei mongoli, tramite Mosca a ricostituire sostanzialmente quella che era la vecchia Rus di Kiev. Si espande anche in altri territori, si espande verso est, però, quindi lontano dall'Europa, si espande in Siberia nel frattempo. L'Italia invece, come noto, dopo la fase dei comuni, dopo la fase degli stati territoriali, non riesce a completare la sua evoluzione statuale, non riesce ad arrivare a uno stato unitario, cade alla fine del 400, invasione del Carlo VIII, cade sotto la dominazione straniera. Dunque due paesi, uno in ascesa, uno in declino, ma ugualmente incapaci di proiettarsi nella regione dell'altro. La situazione cambia con le guerre della Rivoluzione francese e napoleoniche. Perché? Perché la Russia partecipa alle coalizioni, quindi manda le sue armate a combattere sui campi di battaglia europei, e l'Italia, una volta inserita nel sistema imperiale napoleonico, è a sua volta impegnata in questi conflitti. L'esempio massimo che interessa i due paesi è la campagna di Russia. Circa 50.000 italiani, per metà settentrionali e per metà meridionali, sono inviati in Russia dal quarto corpo dell'armata, che era comandato dal vice re d'Italia, nonché figlio adottivo di Napoleone, Eugène de Beauharnais. Subiranno sostanzialmente la triste sorte di quasi tutta la grande armata napoleonica, pur distinguendosi sul campo di battaglia di Borodino, giusto la pronuncia? Da quel momento in poi Italia e Russia non si trovano più.
perché in Italia comunque risvegliato dalla rivoluzione francese c'è questo anelito risorgimentale, questo anelito patriottico e nazionalista. La Russia invece decide di farsi garante della conservazione dello status quo, del legittimismo dinastico. C'è quindi uno scontro tra i due. Nel 48 lo zar invia le proprie forze in Ungheria per sedare l'insurrezione kossuth e quindi indirettamente favorire anche la repressione delle insurrezioni qua in Italia. Pochi anni dopo però Iasburgo, dando una prova veramente lampante di ingratitudine, in occasione della guerra tra i russi e gli ottomani si schierano contro i romani e sponsorizzano l'intervento franco-britannico che darà origine alla guerra di Crimea. A questo punto per l'Italia c'è un dilemma, vale a dire rispondere alla richiesta dei due paesi, la Francia e la Gran Bretagna, che sono ovviamente i due paesi liberali, punti di riferimento per la classe dirigente. Ho detto Italia, intendevo ovviamente lo Stato sabaudo, cioè lo Stato del Piemonte, quell'unico che era in quel momento veramente indipendente e che perseguiva un programma risorgimentale, malgrado questo volesse dire favorire gli austriaci, oppure appoggiare la Russia non perché fosse uno Stato amico, ma perché era il nemico del nostro nemico. La scelta ben nota del conte di Cavour sarà quella di intervenire a fianco dei franco-britannici, ottenendo poi una guadagno di tipo esclusivamente diplomatico, l'inserimento del Piemonte nel concerto delle nazioni europee, la possibilità di rendere la questione italiana da problema di ordine pubblico a problema della diplomazia internazionale. Poi sul piano pratico non noterà che, secondo lo storico britannico Dennis Smith, rimarrà così deluso da questo da pensare anzi di schierarsi dalla parte della Russia. Fatto sta che invece il Piemonte rimarrà alleato con la Francia e questa alleanza con la Francia e con la Gran Bretagna sarà fondamentale nel decennio successivo per fare unità d'Italia. Accolta con favore da quella parte corposa dell'opinione pubblica russa di tendenze liberali, mi vengono in mente certi passaggi di Dostoevskij dove descrive anche in maniera un po' sarcastica questi entusiasti liberali che sognano di organizzare ricevimenti in onore dell'unità italiana, del risorgimento italiano, ma non dallo Stato russo, ovviamente, ancora conservatore. La Russia eviterà per diverso tempo di conoscere l'Italia e comunque manterrà sempre per diversi anni dei rapporti piuttosto freddi con il nostro paese. Al contrario, lo zar si unirà in un patto con gli altri due imperatori, i due imperatori tedeschi. Sarà proprio il patto dei tre imperatori, tra il Kaiser e il tedesco, che preoccuperà moltissimo l'Italia, che aveva ovviamente ancora dei problemi aperti con l'Austria, e che una volta che è diventato uno Stato unitario aveva anche delle mire di influenza sui Balcani, anche qui scontrandosi ancora una volta con l'Austria e ovviamente con la Russia stessa. Sarà proprio per la preoccupazione verso questo patto dei tre imperatori che l'Italia, la diplomazia italiana, cercherà di avvicinarsi alla Germania, che è il processo che poi porterà alla creazione della triplice intesa. Ma notato però che il rapporto con la Germania si evolve in parallelo con il lacerarsi invece del legame tra la Germania e la Russia. L'Italia entra nel sistema di alleanze tedesco in buona misura in sostituzione della Russia. Per capire quello che succede dopo è importante sviscerare un attimo una delle costanti della nostra politica estera. L'Italia, è stato detto, è riconosciuta come una grande potenza, almeno ambisce essere una grande potenza, è riconosciuta almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma ha oggettivamente dei limiti rispetto a paesi ben più forti come la Germania, come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Francia, la stessa Russia. Questo fa sì che debba sempre trovare un alleato, possibilmente un alleato forte, e che con questo alleato però si ritrova in una condizione di subalternità. L'escamotage ideato dalla nostra diplomazia qual è? Quello comunque di mantenere dei rapporti di amicizia con altri interlocutori, che magari possono anche essere avversari e nemici del nostro alleato di riferimento, ma che ci permettono, tramite quelli che von Bülow definirà il giro di valzer, di
oltre a rilanciare questo rapporto asimmetrico. È stato fatto all'epoca della seconda guerra d'indipendenza tra la Francia e la Gran Bretagna, grazie all'alleanza con la Francia si conquista il nord, grazie al bene placido della Gran Bretagna contro la volontà della Francia si conquista il sud. Viene fatto durante il periodo della Triplice, quindi alleanza con la Germania, però nel contempo un fermo legame con l'Inghilterra, vengono posti proprio delle clausole speciali di allegati alla Triplice Alleanza, con cui l'Italia mette nero su bianco che questa non potrà mai essere rivolta contro Londra, e in una fase successiva anche con la Francia. Con la Russia ci vuole un po' più di tempo, perché come spesso succede, la diplomazia italiana aspetta di muoversi che in via libera, diciamo così, da parte di quella di Londra. 1907, dopo diversi decenni di tensione tra gli inglesi e la Russia, le cui espansioni in Asia andavano a cozzare, trovano un accomodamento. La Russia si è molto indebolita verso la guerra con il Giappone, entrambi sono invece spaventati dall'ascesa della Germania, quindi decidono di partirsi le sue influenze in Asia per concentrarsi e allearsi in Europa per contenere la Germania. Quando nel 1908 scoppia la crisi bosniaca, la Bosnia era una regione formalmente dello Stato ottomano, ma che già da alcuni decenni è amministrato tutto per tutto dall'Austria-Ungheria. Quando scade questo periodo di amministrazione, l'Austria-Ungheria decide semplicemente di ammettersela pure, esplode la crisi. Il nostro ministro degli esteri, Tittoni, cerca di trovare un accordo tra Russia, Austria e Italia, tre paesi interessati ai Balcani. La logica è: facciamo che ogni cambiamento dello status quo nei Balcani sia concordato e negoziato tra i tre paesi. Purtroppo per noi, Berlino appoggia nettamente l'Austria, rendendola molto vandalosa, rendendo invece la Russia molto reticente, quindi la proposta di Tittoni non se ne fa nulla. Fino all'anno seguente, lo zar viene in visita, come già aveva accennato il precedente relatore, in Italia, a Pavlo, incontra la Re d'Italia, e il suo ministro degli esteri, Aleksandr Svetsky, si presenta con una bozza di trattato già compilata. Questa bozza di trattato prevede che Italia e Russia si impegneranno a mantenere lo status quo dei Balcani e, nel caso ciò non sia possibile, a favorire l'emergere di stati nazionali autoctoni anziché l'espansione di imperi esterni. È chiaro che Russia e Italia riconoscono di avere una posizione di debolezza in questa fase e quindi vogliono unire le forze per contenere l'Austria. Poi ci sarà anche questa parte non importante con cui la Russia dà il via libera alla conquista italiana della Libia e viceversa l'Italia e la Russia dell'Italia negli anni scorsi. Ora, la diplomazia italiana si dice che noi siamo spesso in linea a tradimento, in realtà in questa fase ha qualche reticenza morale. L'Austria è in fondo nostra alleata. Cosa fa Svetsky per superare questa reticenza? Mostra un trattato segreto che l'Austria aveva firmato pochi anni prima con la Russia stessa, trattato di neutralità. Gli austriaci avevano comprato la neutralità dei russi nel caso fosse scoppiata una guerra con l'Italia, che pure era loro alleata. Quindi, di fronte al fatto che gli austriaci stessi avevano avuto un comportamento moralmente poco integro, l'Italia vince ogni remora e sigla questo trattato a Pavia. Sarà la base di quell'avvicinamento che poi porta all'alleanza in guerra, anche se non è vero, lì sta il principale rapporto d'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, e una considerazione puramente pragmatica. L'Italia, che aspetta ovviamente di vedere prima se ci sarà un vincitore, che poteva essere in quella fase la Germania, quando si capisce che la Germania non avrebbe ripetuto la pace e vittoria del 1870, sa che non è detto che il suo intervento possa essere il peso determinante che porterà uno schieramento a vincere. Se fosse stata convinta di questo, sarebbe intervenuto con quello schieramento e poteva garantirgli più ricompensa. Non essendo sicuro di questo, sentendo un po' la sua debolezza, fa una scelta di se intervenire a fianco di quelli che possono farci più danni. Ora, dato che il confine alpino a occidente è meno difendibile che oriente, dato che lo strapotere navale del Mediterraneo, dei britannici e dei francesi, mette a rischio le nostre coste di approvvigionamento vitale, l'Italia decide di entrare a fianco degli anglo-francesi e poi in maniera contingente anche dei russi. In realtà i russi sarebbero stati molto utili nel dopoguerra, sempre per quella logica di riuscire a controbilanciare il peso diplomatico di Londra e Parigi.
francesi e per i britannici, l'Italia diventa un concorrente nel Mediterraneo da frenare nelle sue rivendicazioni. Né gli USA possono svolgere un ruolo a favore d'Italia, perché Wilson ha una fortissima antipatia per la classe politica italiana, per la classe diplomatica italiana, tant'è vero che si impunterà a Versailles sulla questione del fiume, lasciando invece su regioni molto più grandi, su intere nazioni, lascerà andare senza imporre il suo principio dei famosi punti wilsoniani dell'autodeterminazione, invece sulla città di Fiume non transige. Questo ruolo, comunque, in contrappeso la Russia lo recupera nella guerra fredda, pensiamo alla guerra fredda, la corrente, i dirigenti italiani, i cosiddetti neoatlantica, Gronchi, Fanfani, in una posizione non ufficiale anche Mattei, cercherà di aprire dei canali privilegiati con l'Unione Sovietica per aumentare il suo potere contrattuale rispetto al partner statunitense, che era evidentemente una forza molto più ampia di quella dell'Italia. Questo ruolo credo non sia venuto meno oggi. Oggi l'Italia è inserita in due sistemi principali, sono la NATO e l'Unione Europea. Nell'Unione Europea la posizione di forza sta ovviamente a paesi ben noti, Berlino, Parigi, Londra. L'Italia ha più volte accettato anche condizioni svantaggiose per noi, mostrando un certo un grosso entusiasmo per la costruzione europea, ma non sembra, malgrado questo, aver avuto poi un effettivo peso che permettesse di determinare le scelte dell'Unione Europea. Ancora meno questa bene la NATO. L'Italia a livello internazionale è uno dei paesi che fornisce più contingenti militari per le missioni all'estero, non solo della NATO, soprattutto anche dell'Europa. Però malgrado questo grosso impegno, ancora una volta, le posizioni dell'Italia, gli interessi dell'Italia non sembrano così rispettati. Talvolta anche perché sono forse l'Italia non avere ben chiaro quali siano questi interessi e quindi non si propone. Dall'altra perché non ha la forza di farli rispettare. Con la Russia comunque abbiamo un forte legame economico, su cui penso tutti sapete che questo legame, quindi non starò nemmeno a descriverlo. È un rapporto di amicizia comunque abbastanza consolidato. Sarebbe importante, ora che la Russia è riuscita a riemergere, sta tornando una potenza, far sì che l'Italia possa trovare in una sorta di asse con Mosca una sponda in cui aumentare il proprio potere contrattuale all'interno dell'Unione Europea e della NATO. Sicuramente per fare questo sarà importante che l'Italia per prima abbia coscienza di questa necessità, di questa possibilità, mentre invece cedendo ad azioni per molti versi scriteriate come le odierne sanzioni contro la Russia sulla questione ucraina, dove tutte le responsabilità sono state scaricate sulla Russia, mentre un esame sereno di quanto è successo credo possa far rendere conto che le responsabilità sono più plasmate, più spalmate, voglio dire, tra entrambi i campi, avrebbe permesso di evitare questa mossa che ha l'unico scopo di allontanare l'Unione Europea dalla Russia. Questo tutto svantaggia l'Italia, che perde, ripeto, quella che può essere un'utile sponda diplomatica per riuscire ad avanzare i nostri interessi nel consesso occidentale. Grazie. Come Stato moderno nella sua complessità, appunto ha una politica che è stata definita di giri di valzer, ma che sostanzialmente, come è stato detto, consiste nel mantenere degli ottimi rapporti con quello che è considerato il principale avversario del proprio alleato. E questo succedeva ieri con Francia e Gran Bretagna, e succede oggi, come è stato ampiamente detto, con Unione Europea e NATO, che sono lo schieramento dell'Italia,
il che non pregiudica però una sponda per cercare i propri interessi, e in questo si può vedere proprio quello che cerchiamo di portare avanti come istituto, cioè il tentativo di individuare appunto degli elementi che, a prescindere dai diversi contesti storici, rimangono. Il caso dell'Italia e della stessa guerra mondiale sembra dimostrarlo in base a questa esposizione, e cioè per l'appunto la persistenza di una politica estera che si può chiamare di giri di valzer o anche di multilaterale, si potrebbe chiamare, o che in ogni caso, anche all'interno di un contesto ampio, multivettoriale meglio, comunque l'opzione bilaterale resta fondamentale, quindi i rapporti con la Russia, ieri per una ragione, oggi per un'altra, forse ancora più importante oggi il rapporto con la Russia, visto il sistema internazionale, rimangono, e la geopolitica punta proprio a studiare queste costanti. La conferenza è stata piena di spunti finora, e ci sarà, mi auguro, spazio per delle domande che potrebbero essere anche molto varie, vista la diversità appunto degli interventi, ma a conclusione do la parola al professor Marcello Cullo, che è un politologo argentino che insegna alla Università Lanus e alla Scuola Superiore di Guerra di Buenos Aires, che è venuto in Italia per una serie di conferenze, tra l'altro patrocinate da nome dell'istituto. La prossima sarà domani, mercoledì, e l'altra all'Università Europea di Roma, dopodomani, mercoledì, ma è anche tardi adesso. E quindi, per evitare di fare altri errori, gli passo direttamente la parola. Buonasera, prima di tutto voglio dimandare perdono a tutti voi, perché fa, credo, 21 anni, 22, che non ero in Italia e ho praticamente dimenticato tutto il mio italiano. Io sono figlio di italiano, ma non ho imparato italiano nella mia casa, ho imparato troppo grande. Voglio anche ringraziare Attilio Graziani per l'invitazione che mi ha fatto venire all'Italia. E mi tocca a me parlare del presente, e mi tocca parlare del futuro in questa casa, che è la casa di Russia, è in Roma. In Roma è la casa della terza Roma. Mi tocca anche fare forse un intervento piccolo, breve, molto breve, ma forse un po' polemico. L'Italia, ha detto il grande professore che abbiamo ascoltato, l'Italia non sapeva che sarebbe alleata della Russia nella prima guerra mondiale. L'Italia non sapeva che sarebbe alleata della Russia. E oggi l'Italia lo sa che dovrà essere alleata della Russia. L'Italia non sa che dovrà essere alleata della Russia se vuole rimanere nel secolo XXI una potenza industriale, se non vuole diventare un paese senza industria. Penso, chissà politicamente, che per capire la natura, per capire la natura strategica dell'alleanza entre la Russia e l'Italia, dovremmo pensare in un termine strategico, pensare nel largo piazzo. Dobbiamo avere un pensiero strategico e dobbiamo capire, per me, qual è la politica strategica di lungo alcance degli Stati Uniti per Medio Oriente, per la Russia e per l'Europa. Voglio soltanto dire qualche parola su questa politica degli Stati Uniti nel lungo tempo sul Medio Oriente. E per me la ipotesi che io lavoro è che la politica degli Stati Uniti in Medio Oriente, vuoi fare, non lo so se in italiano questa metafora se puoi dire, noi in spagnolo, in Argentina soprattutto, utilizziamo una metafora che si chiama pattiare l'ormighero. Pattiare l'ormighero in italiano è il formicaio, quella di calciare il formicaio. Ed è una politica di scatenare in Medio Oriente il caos. Quello che vediamo in Medio Oriente adesso non è qualcosa che arriva così, perché sono fatte male le cose, non l'hanno pensato bene,
sino che è una politica del caos organizzato. Ma perché qualcuno direbbe quella politica del caos organizzato? Perché quella politica di calciare il fornicaio? Perché? Perché gli Stati Uniti nel lungo tempo, nel lungo piasso si dice, plasso in italiano come si dice? Come? Nel lungo periodo. E non dico lasciare il Medio Oriente, una buona parte del Medio Oriente. E perché? Perché gli Stati Uniti avrà, abbastanza per sé a buon mercato del petrolio che ha bisogno praticamente di qui al 30-40 anni. E avrà petrolio, energia, buon mercato e lascerà il problema del Medio Oriente, lo deve risolvere gli altri, perché gli altri avranno un problema con l'energia e avranno un problema con un'energia a buon mercato, sino un'energia costosa per loro, per gli altri, per gli Stati Uniti. E per questo che abbiamo visto un intervento nordamericano in Iraq, un intervento dove c'è il caos assoluto, dove forse avrà domani 3 o 4 stati, c'è lo stesso anche la Libia. Per questo hablo di una politica del caos organizzato. Se la politica in Medio Oriente del caos organizzato, la politica che gli Stati Uniti aveva con la Russia prima dell'arrivo di Putin, che è quien ha fatto la ricostruzione del potere nazionale della Russia, che veramente era un punto terribile, la politica degli Stati Uniti prima dell'arrivo di Yeltsin, per l'arrivo di Putin al potere, continua a essere oggi, ma non lo puoi fare, e la politica è quella della divisione interna e frammentazione territoriale della Russia. Questo è duro da dire, ma la verità bisogna dire. La politica è la politica della divisione e la frammentazione territoriale della Russia, e per lo meno una parte importante del potere nordamericano, per esempio di quello che rappresenta Brzezinski. Per loro, per quel settore nordamericano, la Russia, come hanno detto tanta volte Marcello, la Russia è ancora troppo grande. Non hanno avuto abbastanza con la divisione dell'Unione Sovietica, la Russia è ancora troppo grande. Se la Russia è ancora troppo grande e l'obiettivo strategico è la frammentazione della Russia, se l'energia diventerà per l'Europa un grande problema, per l'Italia un grande problema, un problema perché sarà un'energia molto costosa e perché in Medio Oriente, possiamo dire, forse non l'Arabia Saudita, ma il resto sarà una politica del caos organizzato. Di questo si riprende per logica che l'alleanza dell'Italia con la Russia diviene veramente necessaria. L'alleanza nel futuro di Russia e Italia sarà possibile perché sarà necessaria, se l'Italia non vuole diventare un paese strategicamente irrilevante, e se non vuole diventare l'Italia, mi scusi di dirlo con parole troppo dure forse, se non vuole diventare un paese senza industria, se non vuole lasciare di essere una potenza industriale. E nel schema che si è organizzato, che va cammino a avere una coegemonia degli Stati Uniti con la Cina, in quello schema l'Italia non ha futuro, l'industria italiana non ha futuro e le lavori italiane, i lavoratori italiani meno hanno. Per questo penso, e mi atrevo a dirlo questa parola, io dico di essere perdonato per questo attrevimento, lo dico qui in Italia, che l'Italia deve pensare veramente chi è suo alleato, chi sarà suo alleato nel futuro e chi sarà
non suo nemico, ma è una potenza che non la vuole bene. E per questo non è necessario andare a cercare fuori l'Europa, è necessario andare a cercare il pensamento dell'ultimo grande politico dell'Europa, l'ultimo grande politico d'Europa che ha pensato questa cosa, che è stato generale De Gaulle. Se voi, se l'Italia, se l'Europa insieme non va di nuovo a pensare le cose che il generale De Gaulle aveva pensato, il futuro dell'Europa, dico l'Europa, forse non la Germania, che ha il suo proprio suolo con gli Stati Uniti, e il futuro della Francia, il futuro dell'Italia, il futuro della Spagna, sarà molto, molto compromettente. Soltanto volevo dire queste poche parole, mi mancano anche parole, perché fa tanti anni che non parlo, per parlare bene, e concludo con questo. Grazie a me. Ringraziamo il professor Gullo, che voglio ricordare ha pubblicato con noi, con l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliari in edizione italiana questo volume in subordinazione e sviluppo, che sarà presentato anche nel corso delle prossime uscite, diciamo, del professor Gullo qui a Roma, e cioè la prossima, come dicevo, il giorno 19 all'Università Europea di Roma, dove terrà un intervento sulla economia internazionale. Due giorni dopo, il 21, sarà all'Università Sapienza sull'America Latina. E lo ringraziamo ancora per aver offerto questo punto di vista dalla fine del mondo, come si dice, vedendolo da qui, sulla situazione tra Italia e Russia. Volevo chiedere se c'era da parte del pubblico, anche se siamo andati un po' più avanti.